stasera all'Earth Day Francesco Sarcina. Com'è andato? È andato bene, nel senso, la situazione, diciamo, della band è andata bene, perché noi poi ci improvvisiamo spesso e tanto e anche piacevolmente, perché fa proprio parte del progetto, no? Cioè, gira itinerante, proprio chi partecipa, chi si trova sale sul palco, chi si trova sale, spesso che abbia una cosa proprio così, quindi chi c'è, allora facciamo il pezzo, insomma, è molto così, si improvvisa, però alla grande. Le jam session secondo me è bellissimo. Sì, divertente, proprio l'intreccio degli artisti che si crea è divertente, perché è estremamente eterogeneo, quindi veramente un mix sì, inquietante, ma piacevolmente inquietante, come dire. Francesco, io vorrei, noi siamo una web TV, se tu puoi lanciare il tuo appello affinché i giovani, soprattutto che sono quelli che più ti seguono, capiscano quanto sia importante tutelarci questa unica terra che ci è rimasta, che è l'unica certa. Guarda, tu sai bene che io, insomma, questo è un argomento che ho sposato già da tempo e non smetterò mai di dirlo, perché insomma sono assolutamente apolitico, ma perché non credo. Perché quando si parla di gente che parla dei propri interessi e anche quelli che seguono tutto questo sbagliano, perché fondamentalmente il vero nostro interesse sono i valori umani, quindi i diritti umani e sicuramente il posto dove tu vivi, dove convivi in questi diritti e valori umani. Quindi è una cosa che si unisce all'altra. Se non ci sono diritti e valori umani, come non ci sono ultimamente, è inevitabile che non si abbia amore e rispetto per l'ambiente e per la tua terra. Quindi bisogna forse fare un passo indietro. Cioè, è difficile capire cosa vuol dire rispetto del tuo pianeta se non hai insito un valore umano. Cosa che esiste già dentro di te. Esatto, perché il condividere per prima cosa è proprio questo. Francesco, non a caso è stata scelta Napoli. Secondo te è qualcosa che servirà alla mia città? È una qualcosa, scusami? Che servirà alla mia città. Guarda, io conosco bene la tua città, ho un sacco di amici fraterni e ho avuto anche dei begli amori, devo dire. È una città che amo molto, una città che ha, come ogni bella città intensa, grosse problematiche, ma perché ha un grosso popolo, un grande popolo, fuori ma con un cuore enorme. Io penso che servirà, sì. Perché comunque soprattutto i giovani devo dire che sono veramente stanchi, inutile sempre dire che se ne fottono, che se ne fregano. Il discorso è che parliamo linguaggi diversi, bisogna anche noi che siamo un po' più grandi dobbiamo imparare a parlare la loro lingua, se no come si fa a comunicare? Per avvicinarsi. Sì, noi dobbiamo fare il primo passo e sono di questa opinione, noi delle generazioni successive e così le generazioni più vecchie della mia devono fare questo, perché è possibile comunicare e discutere. Io comunico con gente più grande con me fino ad arrivare ai bambini di pochi anni, perché io voglio comunicare. Per me l'importante è volere. Sì, assolutamente, però questa cosa è quello da fare e sicuramente per un messaggio è che inevitabilmente però mi aspetto che ci sia lo stesso passo, certo, no? Verso il centro della comunicazione anche da parte dei giovanissimi e quindi di non prendere per forza che tutto sia uno schifo e tutto è sbagliato. È sbagliato, ma proprio perché ci si rende conto che è sbagliato, dire chi se ne frega è l'errore più grosso che si possa fare, perché permetti ci possiamo dire agli stronzi che stanno lì, che ci governano, che sono veramente, non c'è luce lì, quindi dicendo che me ne frega, dai la possibilità a questi di mangiarti tutto come già hanno fatto. Quindi mi aspetto ancora di vedere fin dove posso arrivare. Poi è assurdo vedere che dopo 20 anni, ma quello ruba, ma è evidente. Cioè, è questa l'assurdità. Ma il non vedere. Ma siamo noi stupidi. Siamo noi stupidi che non vogliamo vedere, cioè ci va bene finché poi. Ah, quello va con le ragazze. Ma tutti vanno con le ragazze, non è. Capito quello? È che tu non devi stare 20 anni a far finta di niente e poi ti svegli dal torpore. Certo, meglio tardi che mai. Ma qui è troppo tardi, ormai hanno fatto i loro porci comodi, quindi. Il discorso deve essere un po' più ampio e evolutivo, quindi se i giovani si lamentano, ben venga, che lo facessero, che si sbattessero. Noi ci siamo a sostenere, per me, quanto mi riguarda, io ci sono a sostenere le cause intelligenti, vere, perché dovete farlo, voi. Noi sosteniamo. Allora ti ringraziamo per la musica e anche per quello che sei potuto dire ai giovani. Grazie. Grazie a voi per l'interesse.